ricordo loro che hanno avuto la tenacia di essere qui presenti in una giornata. I diritti, il diritto dal punto di vista della sua utilità. Voi sapete che un diritto si conquista, nasce, si realizza e poi può essere che si cancelli. Le nostre, le vostre generazioni, non la mia, sono generazioni nate con dei diritti in cui quindi si credeva che quei diritti che davamo per scontati fossero sempre esistiti. Va bene, si è andati a scuola, ecco, si è studiato che non è sempre stato così, però sono epoche lontane. Nella storia recente si pensava che quei diritti rimanessero e che la nostra Costituzione fosse inviolabile. Adesso la domanda che coloro che mi hanno preceduto hanno posto, ma che tutti noi ci poniamo, è politica. Siamo vicini alla formazione di uno Stato totalitario mondiale? Devo dire che se siamo di fronte a questo Stato è una cosa che sta succedendo, ma che è in preparazione da molti decenni. E se chiamiamo oggi nuovo risveglio la capacità di vedere ciò che la maggior parte delle persone purtroppo non vede, una volta, quando io avevo la vostra età, questo risveglio, la capacità di vedere, si chiamava coscienza di classe. Cosa significava questa parola, che poi è stata utilizzata, abusata a sua volta, diventata, come tante altre parole, una parola incomprensibile, che non fa parte della storia vostra? Significava che esistevano nel nostro paese e nel mondo delle persone che erano oppresse nel lavoro, non solo nel lavoro, ma a partire dal lavoro, cioè vendevano sul mercato la loro energia per un certo periodo di tempo, chiamava mercato del lavoro, e questa loro energia veniva ricompensata, lo dispendio di questa energia, dal padrone attraverso dei soldi. Quindi facevano un mestiere, non avendo nulla, e per questo si chiamavano proletari, facevano il mestiere di vendere il proprio, la propria energia, la propria, si chiamava allora forza lavoro. C'era una volta. Questa coscienza era abbastanza estesa ai miei tempi. Cioè, io ad esempio ero una lavoratrice, facevo l'università, facevo la bibliotecaria e lavoravo lì, in quel palazzo. Quando passavo di qui, se c'erano manifestazioni, cortei, cartelli che allora erano all'ordine del giorno, tutti ci fermavamo a guardare, a vedere, a sentire, e il linguaggio che allora utilizzavamo era un linguaggio comprensibile ai più, anche a coloro che ci osteggiavano. Oggi invece, se io parlo con quel linguaggio, nessuno più è in grado di capirmi. Ecco quindi che ha un senso comprendere che il pensiero dominante ha un proprio linguaggio e che chi domina il mondo utilizza questo linguaggio per fregarci. C'era una volta il sindacato, c'era una volta le libertà sindacali. Abbiamo quindi un decennio
in cui i rapporti di forza tra le classi, cioè chi vendeva, non aveva niente, vendeva il proprio lavoro, e chi invece lo comprava, i rapporti fra queste due classi erano conflittuali, cioè coloro che erano sfruttati sapevano di esserlo e contrattavano dei diritti, cioè si mobilitavano, costruivano un rapporto di forza, si mettevano insieme per difendersi nei posti di lavoro. Questa cosa si chiamava sindacato allora. Oggi sindacato è una parolaccia. Siamo convinti che oggi sindacato è una parolaccia. Soprattutto lo è stata negli anni 90, quando CGIL e CISL hanno venduto, progressivamente ancora vendono, la maggior parte dei diritti dei lavoratori. E naturalmente in questo antagonismo di interessi che si gioca nell'economia vincente, quella capitalistica, ci sono varie gradazioni di sottomissione. Prima abbiamo parlato di coloro che vendono la loro forza lavoro in un determinato tempo. Ti do un'ora del mio lavoro e tu mi dai 10 euro. Ci sono state economie contrassegnate da altre sottomissioni, cioè da rapporti di lavoro schiavistici. Questi rapporti di lavoro schiavistici non si vendeva solo il tempo e l'energia, si vendeva la propria testa, il proprio pensiero, la propria carne, la propria vita. Tutto questo veniva venduto. Abbiamo detto che negli anni 70 c'erano dei diritti. Si pensava che ci fosse, ad esempio, nel 66 hanno fatto una legge che ancora in parte sopravvive, seppur in parte cancellata da quella persona che si chiama Matteo Renzi per colpa dei padroni nel 2014, era una legge contro i licenziamenti individuali che vietava si potesse essere licenziati. Nel 68 c'è stata la riforma delle pensioni, tutti potevamo andare in pensione a un'età in cui se ne aveva, pensavamo allora, diritto, sicuramente a 60 anni, 55 per le donne, 60 per gli uomini, pubblici dipendenti anche prima. Nel 70 c'è stato lo Statuto dei lavoratori, i diritti sindacali, nel 73 la riforma del processo del lavoro, nel 78 l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Poi improvvisamente arrivano gli anni 80 e nel lavoro succedono tante cose. Nell'84 ricordo che feci una grande assemblea in cui alla sala della Gran Guardia, organizzata senza rete, diciamo, che era una cosa particolare ai tempi di allora, qui nessuna avrebbe usato fare delle cose così fuori dal sindacato, perché era il sindacato che c'era nei posti di lavoro, si organizzò questa cosa senza rete, a cui parteciparono anche sindacalisti, perché un decreto era intervenuto sulla scala mobile. Io non so se voi sapete cos'è la scala mobile, era un meccanismo statistico per cui veniva fatto un paniere dei beni di prima necessità, quando aumentava il prezzo dell'olio, dello zucchero, dell'affitto, eccetera, eccetera, aumentavano i salari automaticamente, ogni 3 mesi. Quanto sono calati i nostri salari in termini di potere d'acquisto in questi 80, 20, 40, 40 anni? Tantissimo. E ce ne accorgiamo dalle vite che facciamo oggi, al sorriso che non c'è più sulla bocca dei lavoratori. Quindi è stato il decreto Craxi 84, poi una legge antisciopero che si fa sentire ancora oggi, la 146 90, che vieta di scioperare inventando, perché gli italiani sono anche degli inventori eccezionali, hanno inventato i servizi di pubblica utilità. Ma vediamo cosa è successo nell'università. Hanno inventato l'autonomia universitaria.
poiché volevano privatizzare l'università e non ci riuscivano, perché la riforma Ruberti nel 1990 non riuscì a diventare legge per la ribellione, l'antagonismo sviluppato in tutte le piazze, in tutte le università italiane, con un movimento che allora si chiamava della Pantera, ecco, in quella situazione pensarono all'autonomia universitaria intesa come possibilità di tutte le università, una per una, di fare la stessa cosa che la legge Ruberti voleva fare sul piano nazionale. Ed è stato lì che hanno utilizzato questo meccanismo che chiamiamo della matriosca, cioè prendono una legge, diciamo l'esempio anche della legge che abolisce l'articolo 18, no? Quella che introduce i licenziamenti anche senza giusta causa, giustificato motivo. Prendono una legge e la spezzettano in tanti provvedimenti che si diluiscono negli anni. Dal 90, che la Ruberti non passò, si arrivò al 95, quando l'Università di Padova istituì il primo senato accademico integrato, di cui personalmente feci parte. Fu un organismo che doveva fare quel lavoro lì, cioè rendere possibile un regime più autoritario all'interno delle università italiane, e con il contrasto che noi personale, pochi docenti a dire il vero e qualche studente, con il contrasto che noi opponemmo a quella distruzione, diciamo, ci mise 5 anni a passare, ma poi passò. E con esso passarono nel Consiglio di amministrazione tante altre cose, esempio l'aumento delle tasse universitarie. Io non so se voi ricordate, cioè qualcuno di voi ricorda, ma se voi sapete non ricordate ovviamente, che alla fine degli anni 70, nei primi anni 80, le tasse, chi era figlio di operai non le pagava assolutamente, e c'era il presalario, non è che si presentava l'ISEE, si dava un salario a chi non ne aveva bisogno, c'erano le case, c'erano le mense, e le tasse erano, anche per chi era ambiente, poche decine di migliaia di lire, non superavano assolutamente le 150.000 lire. Quindi c'era una università che era anche una università di libero accesso. Perché? Perché prima chi non veniva dal liceo aveva difficoltà a entrare all'università e poteva soltanto fare certi studi. Cosa fu il 68? Fu la saldatura fra gli studenti e gli operai, fra gli studenti e i lavoratori, basata su diritto al lavoro, diritto allo studio. Quindi io ho diritto di studiare perché quella materia mi interessa, voglio approfondire quell'argomento, non perché poi diventerò un biologo molecolare e quindi mi daranno come nuovo operaio tecnologico 1.000 euro al mese dopo aver studiato 10 anni ed essermi lavato il cervello con tante cazzate. No, era, a me piace quell'argomento lì e quindi lo voglio approfondire. Noi pensavamo così allora, è cambiato quindi qualcosa. Ma in questo qualcosa c'è anche uno scardinamento del lavoro operato dai sindacati di Stato, che è notevole. Pensate ad esempio a cosa è successo nel 91, 92, 93, sono anni cruciali, da cui inizia lo smantellamento e la cancellazione in maniera molto più pressante. Sono anni in cui i lavoratori, i sindacati di base come noi, eccetera, altri, alcuni buttavano i bulloni ai sindacalisti e alle sedi sindacali, altri gli tiravano le uova, no? Però c'era una critica a quello che stavano facendo, che era risultato di un'operazione di lungo periodo, come adesso, quello che sta accadendo adesso è risultato di un'operazione di lunghissimo periodo, non è una cosa che succede adesso. Beh, ci sono state le torri gemelle, c'è stato l'AIDS, cioè
ci sono state delle cose che hanno preceduto quanto sta accadendo e che andrebbero ricondotte con un'analisi seria di quel che è accaduto. E cosa è accaduto? È accaduto, io allora, guardate, lavoravo in CGIL, ero una giovane ragazza, ero sola, avevo un bambino piccolo che dovevo mantenere. E sono genovese, ero arrivata a Padova, cercavo lavoro e poiché mi ero avvicinata alla politica, mi avevano detto che cercavano una persona che facesse un po' di tutto nel sindacato della CGIL. Quindi io ho cominciato ad occuparmi di organizzazione all'interno della CGIL. Cosa è successo? È successa una cosa terribile. Sono arrivate migliaia di cancellazioni di lavoratori, migliaia in tutta Italia, perché nel 1978 Luciano Lama era un signore che si comprava le cravatte a Londra ed era segretario della CGIL, molto elegante devo dire, quasi come Bertinotti. Questo signore Luciano Lama aveva detto che il salario non è più una variabile indipendente, cioè che i lavoratori hanno diritto ad avere un certo salario, ma dipende. Se le condizioni dell'economia non sono favorevoli, bisogna che facciamo i sacrifici. Questa cosa detta dal segretario generale della CGIL lasciò tutti noi abbastanza sconvolti e nacquero tante proteste, ma queste proteste non riuscirono a mettersi insieme perché i partiti ostacolarono questa cosa. Questa è la mia esperienza. Questa cosa che disse Lama portò a una conseguenza immediata e fu, non so se avete mai sentito nominare, l'euro. Cioè, fecero una grande riunione a Roma, all'EUR, in cui il sindacato cambiò completamente strategia. Da sindacato dei lavoratori divenne un'altra cosa. Come fu possibile quella roba lì? Beh, nessuno lo dice, ma io che ero dentro lo sapevo benissimo. Quando si facevano le assemblee di base, quando si facevano le assemblee provinciali per preparare l'euro, quando si andava alle assemblee nazionali di preparazione di categoria, ad esempio, non era più come prima del 78 che la percentuale dei delegati dei posti di lavoro contava tanto, adesso non mi ricordo la percentuale. Cambiò questa percentuale. La maggioranza era fatta dai funzionari, dai burocrati del sindacato, da quelli che avevano trovato lavoro nel sindacato e che sentivano minacciato il loro posto di lavoro. Se questa cosa non si concludeva, se non diventavano compatibili, le compatibilità divennero il tema. E a partire dal 92-93 fu proprio la classe dirigente di sinistra del nostro paese che attraverso il pacchetto Treu e il precariato introdotto dallo stesso, il lavoro interinale, i COCOCO, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i COCOPRO, contratti a progetto, la possibilità di introdurre il tempo determinato dove prima il lavoro era solo a tempo pieno e a tempo indeterminato. Il tempo determinato fino a quegli anni esisteva per i supplenti. Sto parlando della scuola, sto parlando di tutto il mondo del lavoro. Pensate ad esempio che quando io lavoravo all'FLM, che era l'organizzazione che metteva insieme i sindacati metalmeccanici, CGIL e CISL, nei primi anni 70, appena entrata nel sindacato, l'ufficio vertenze della FLM, se tu lavoratore, ad esempio, no? Venivi chiamato a lavorare da una dittarella, insomma, dentro una fabbrica,
con il contratto della Vittarella, immediatamente partiva l'avvertenza, perché tu se lavoravi in quella fabbrica che applicava il contratto dei metalmeccanici, la cui paga oraria era tot, dovevi, anche se eri dipendente della Vittarella, essere pagata col contratto dei metalmeccanici. Cioè, non so se mi spiego, l'interinale, la possibilità quindi che una ditta esterna assuma dei lavoratori, li faccia lavorare all'interno di un contesto. Noi oggi all'università abbiamo i lavoratori delle portinerie, pagati 4 euro l'orti l'ora, con il beneplacito del rettore, dei consiglieri di amministrazione, dipendente della CIVIS, che applicano il contratto firmato da CGL e CISL e servizi fiduciari. Sono pagati poco più di 4 euro l'orti l'ora. Una cosa del genere non poteva succedere prima del lavoro interinale del pacchetto Treu, perché uno che lavorava dentro l'università aveva diritto ad applicare il contratto più favorevole, cioè quello dell'università. Tanto è vero che sulla base di questa acquisizione della dottrina, diciamo, era anche della giurisprudenza, era consolidato il fatto che se un lavoratore dell'università lavorava in ambito sanitario e il contratto sanitario era più favorevole, doveva avere la legge, si chiamava legge 300, fece una legge opposta, proprio per pagare in più e garantire uguali salari. Bene, vorrei però avviarmi anch'io alle conclusioni, perché abbiamo parlato quindi di utilità del diritto, di come nasce un diritto. Un diritto nasce perché tutto è movimento, e di conseguenza in questo grande movimento che è la vita umana, noi abbiamo, se siamo oppressi, la possibilità di costruire un rapporto di forza che ci conduce a un diritto. Per costruire questo rapporto di forza però si devono realizzare due condizioni. Diceva una volta, ma si può ripetere anche oggi, che una condizione è oggettiva e una condizione è soggettiva. Qual è la condizione oggettiva? I grandi diritti che sono stati conquistati dai lavoratori sono avvenuti in anni in cui c'erano tanti soldi. Cioè c'erano le condizioni oggettive per cui queste persone che vendevano sul mercato la loro forza lavoro, il loro lavoro a tempo, potevano dire, beh, andate un po' tutti a quel paese, io non voglio più 5 euro, direbbe oggi, al mese, io ne voglio, allora, io ne voglio 10. E se tu non mi dai 10, io incrocio le braccia. Ecco allora, la condizione oggettiva è avere un rapporto di forza e analizzare bene la situazione di quella società e i punti di forza che abbiamo in quella società per non andare al massacro. Una seconda condizione è la condizione soggettiva, cioè che noi ci organizziamo per difendere i nostri diritti, siamo consapevoli che quei diritti sono mutevoli e si possono perdere, che oggi ce li abbiamo perché qualcuno ce li ha regalati, qualcuno è morto per darceli, qualcuno è stato 40 anni nelle fonderie perché noi abbiamo oggi questi diritti di merda che ci calpestano, di merda non i diritti. Ma quelli che ci hanno lasciato, che oggi ancora abbiamo, sono diventati dei diritti di merda rispetto a quelli che avevamo una volta. E tanti sono morti per darceli, noi veniamo da guerre mondiali, i nostri padri avevano partecipato alla guerra. Noi, la nostra generazione, che ha venduto, in cui molti si sono venduti, hanno venduto i lavoratori, i sindacati, per i loro diritti hanno venduto i lavoratori. Finché c'erano diritti dei lavoratori da vendere, potevano continuare a fare sindacato. Poi, quando i diritti non ce li erano più, è più difficile fare sindacato, infatti anche oggi loro hanno dovuto ridimensionarsi molto. Ma c'è una cosa che vi voglio dire, una delle ultime cose che vi dirò, è che quasi nessuno di voi sa come funziona un sindacato. E che cos'è un sindacato? Che cos'è questo sindacato? Ecco, lasciamo perdere quelli come noi, quelli che non mudano mai. Ma i sindacati di base sono una specie di società di mutuo soccorso. Ma c'è una peculiarità anche del sindacato italiano che è data dalla storia. Cioè, mentre nell'Ottocento in Europa nascevano le lotte e i partiti si sono formati anche grazie ai sindacati, questo è stato anche un po' per certi aspetti della nostra storia italiana prima del Novecento,
Dopo la Seconda Guerra Mondiale le cose sono cambiate moltissimo. Sono stati i partiti dopo la Seconda Guerra Mondiale che hanno messo in piedi i sindacati. E quindi questi partiti che comandavano i sindacati erano anche in grado di farli muovere come volevano loro. E quando DC e PSI, con la privatizzazione della nostra industria, hanno venduto tutti i gioielli italiani, hanno venduto un'industria che occupava migliaia e migliaia e migliaia di lavoratori, l'hanno svenduta. Pensate soltanto a cos'era, adesso io vivo vicino a Schio, pensate cos'era la Lane Rossi di Schio. Negli anni 60 aveva 12.000 dipendenti e dopo qualche anno non c'era più nessuno. Avevano smantellato tutto, ma cosa su qui? C'erano migliaia e migliaia di fabbriche nel territorio veneto. Hanno smantellato tutto, cioè li ricomprava, riduceva a spazzatura e poi vendeva. Ma perché lo faceva? Erano dei delinquenti, erano dei criminali? Lo facevano perché c'era una direttiva internazionale. L'Italia doveva diventare un paese non più industrializzato. E l'Italia doveva delocalizzare. Bene, mi sto perdendo un po', spero che mi perdoniate. Diciamo grazie. Queste cancellazioni, queste compatibilità hanno trasformato le nostre vite, no? Con questo metodo. Oggi il problema che abbiamo di fronte è come riacquistare la coscienza. Come facciamo a riacquistare coscienza dei rapporti di forza e dei diritti che non solo non abbiamo perduto, ma che potremmo avere? Di tutti quei diritti che non sono stati cancellati, non ci ritroviamo più, non sappiamo neanche che esistessero, ma che potremmo avere ancora. Intanto diciamo, questo nostro incontri a causa della pandemia, a causa del Green Pass, si sono rivelati molto utili, perché è vero che siamo stati stigmatizzati, cioè siamo diventati uno di quei gruppi sociali soggetti a stigma, allontanamento dalla società, derisione da parte della società, no? Però è anche vero che questa cosa, come tutto è dialettico nella vita, anche questa cosa ci ha messo insieme, no? Cioè, ci sono creati dei processi per cui noi abbiamo solidarizzato fra di noi, ci siamo riuniti e ci siamo riconosciuti nella nostra umanità, nel nostro essere umani, no? Nel nostro essere vivi, nel nostro essere vitali, nel nostro essere gioiosi, nel nostro essere felici, nel volere la felicità. Questa posizione amico-nemico, non cerchiamo di non praticarla, cerchiamo, almeno io cerco di parlare con i nemici, perché i nemici hanno tantissima paura, ma se si parla con loro, se si parla con loro giorno dopo giorno, qualcosa, no, nella paura svanisce. Noi dobbiamo cercare di non allargare questo fossato, quindi anche se può essere piacevole, diciamo, no, trovarci tra di noi perché la pensiamo nello stesso modo, dobbiamo sapere che il mondo fuori è un mondo in cui ci stanno tante persone che potrebbero essere con noi, hanno l'interesse di essere con noi perché sono oppressi come noi. Vivono la nostra stessa contraddizione e quindi noi potremmo, non dico conquistare la nostra causa, però potremmo fare con loro dei ragionamenti che aprono loro la mente, che cambiano le loro vite. Perché tutti voi e io stessa, tutti noi, abbiamo incontrato nella nostra storia delle persone che ci hanno cambiato la vita, che dicendoci magari una frase, una parola, qualcosa di significativo, ci ha fatto deragliare dalle nostre vite magari senza senso. E questa parola è stata per noi molto importante, questo ci rende umani, ci rende umani. Ecco, a partire dal nostro movimento può partire qualcosa di nuovo e sta già partendo. Ad esempio, i movimenti nei vari paesi si stanno rendendo conto che non è che sta succedendo una cosa in Italia, in Olanda, piuttosto che in America. Sì, l'Italia è stata prescelta,
come nazione in cui si doveva sperimentare il vaccino prima per i bambini, anche i vaccini, come nazione in cui si doveva sperimentare quello lockdown e tutto quel che è accaduto, quindi la prima epidemia, eccetera. Bene, è stata prescelta, ma tutto è esteso, perché il processo è internazionale. Quindi rimettere insieme una presenza internazionale è di fondamentale importanza. Questa presenza internazionale deve essere una presenza alla quale noi lavoriamo, ciascuno nel suo piccolo. Perché se noi dedichiamo un paio di ore al giorno alla socialità, allo stare insieme, al cercare di costruire comunità, abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Grazie a tutti.